Siamo in pieno centro a Milano, nel cuore della Milano tradizionale, in via Spadari. Qui sotto proprio c'è PEC, tanto per intenderci, e questo è il quartier generale di Antonio Iannetta, uno dei candidati alle primarie del centro-sinistra. Antonio, in 30 secondi chi è Antonio Iannetta? Antonio Iannetta ha 41 anni, è un milanese nato in periferia, cresciuto in una città straordinariamente intraprendente. Un manager del sociale che ha lavorato tanto per valorizzare il nostro territorio e penso sia sufficiente. E perché hai scelto di buttarti in questa avventura delle primarie? Perché noi siamo la vera alternativa a queste, in queste primarie, di fronte a candidati un po' scontati, e sicuramente siamo quelli che vogliono portare l'attenzione dal centro alle periferie. Come immagini la Milano del 2021, che poi è il termine del mandato del futuro sindaco? Io immagino un grande investimento sulle periferie. Le periferie sono la bellezza che ancora manca, l'azione amministrativa non si è per niente concentrata in questi anni su quei luoghi da rigenerare, quindi non consumo di suolo, investimenti anche da parte del privato, vuol dire housing sociale, più verde pubblico e comunque una città attenta al benessere e alla qualità della vita dei milanesi. E se questo è lo scenario, questa è la visione, tre idee concrete per arrivare a quella Milano. Tre idee concrete, molta attenzione all'area metropolitana, nessuno ne ha parlato, immaginiamo una grande agenzia di coordinamento del servizio pubblico che possa essere attenta ai cittadini che vengono a lavorare a Milano, ma nello stesso tempo possa dare delle risposte anche concrete su quello che è l'inquinamento atmosferico, quindi la diminuzione delle auto private, ma non solo, l'efficientamento degli immobili pubblici, quindi deve essere prima il comune a dimostrare ai cittadini che vuole andare verso una città sempre più sostenibile, perché no, visto che mi chiamano la in un bel parco orbitale di 73 km, un vero e proprio polmone verde, anche questa è una soluzione per contrastare i problemi di inquinamento della città, perché i cittadini chiedono più salute per tutti. E un terzo punto importante è ragionare con i privati, un'imprenditorialità sempre più attenta al sociale, sempre più attenta all'ambiente. Le risorse sono poche, lo sanno benissimo i sindaci e l'ha detto anche l'ANCI, quindi per noi aprire un tavolo sull'imprenditorialità per rigenerare le periferie sarà un punto chiave del nostro programma. Senti, perché un milanese dovrebbe recarsi ai punti dove si voterà per votare alle primarie del 6 e 7 febbraio? Prima di tutto andrà a votare alle primarie per votare noi, che siamo la vera alternativa a questi candidati. Secondo, abbiamo i contenuti, abbiamo sempre parlato in maniera chiara, efficace, non dando i numeri ma dando delle risposte concrete. Secondo, perché la partecipazione alle primarie è fondamentale per caratterizzare poi la vera e propria campagna elettorale. In bocca al lupo Antonio Iannetta, candidato alle primarie per il centro-sinistra 6 e 7 febbraio a Milano.